la cancellazione con il classico colpo di spugna del porta a porta. È questo il taglio più eclatante previsto dal nuovo piano industriale della seta per il ramo nocerino ed è la voce che più di tutte ieri pomeriggio ha compattato forze politiche, sindacati e commissario prefettizio sulla bocciatura del piano e sulla necessità di chiedere un rinvio della discussione all'assemblea dei soci convocata per domani alle 12 a Cava, per poter mettere mano ad una valida ipotesi alternativa. No unanime dunque di sindacati e politici, non è questo il tempo delle scelte, è stato detto. Solo chi sarà democraticamente eletto al governo della città potrà assumere le giuste decisioni. Per il momento un piano rimodulato, ma soprattutto provvisorio. Un piano che copra un arco temporale di pochi mesi, per poi andare a costituire la base del confronto tra la prossima amministrazione comunale e la seta. Dunque, domani all'Assemblea dei Soci, Piero Mattei si presenterà con la richiesta di un rinvio del voto sul piano industriale. La proposta della seta, calibrata sulla sostenibilità di spesa del comune nocerino, che non deve superare i 450.000 euro al mese, era arrivata sulla scrivania del commissario il 9 marzo. Il risparmio previsto si otterrebbe con la decurtazione del 50% dello spazzamento, con l'eliminazione della pulizia delle caditoie, del diserbaggio, della raccolta ingombranti e della pulizia del cimitero. Ma, cosa più eclatante, via a quella raccolta porta a porta, cui mancava solo la tessera finale, il centro cittadino, e che tanto positivamente ha inciso sulla percentuale della differenziata. In questo solco si inserisce la riflessione dell'ex assessore al bilancio della giunta comunale Antonio Cesarano. La seta, dice, non può immaginare di mantenere i suoi attuali assetti con due soli clienti, Nocera e Cava. I soci minoritari, vedi San Valentino Torio, non usufruiscono più del servizio, probabilmente perché la seta non è più competitiva. Se Nocera, per esempio, mettesse a gara il servizio, probabilmente otterrebbe prestazioni migliori ad un prezzo più conveniente. Altrimenti non si spiega come mai Scafati, con una popolazione superiore a quella di Nocera, spenda circa 1,5 milioni di euro in meno all'anno. Netta forbiciata nel piano immaginato dalla seta allo straordinario per i dipendenti, che saranno 80 unità a partire da aprile, personale ridotto all'osso e che non riesce a garantire standard ottimali per il servizio. Per questo le organizzazioni sindacali hanno chiesto che lo straordinario venga convertito in lavoro ordinario, rimarcando la necessità di nuove assunzioni. All'Atere revocata l'assemblea permanente che ha sprofondato la città nella spazzatura. Nella tarda mattinata di ieri sottoscritto un verbale con l'impegno da parte del commissario Mattei a versare alla società del presidente Bisogno entro 48 ore a partire da ieri 500.000 euro che consentirebbero alla società di sbloccare un'altra mensilità arretrata, quella di gennaio, dopo che proprio ieri era stato saldato il mese di dicembre. Dunque, stamane è ricominciata la raccolta dei rifiuti, anche se gli operatori chiedono alla cittadinanza di pazientare. Non sarà facile recuperare lo stop scattato venerdì. Proprio i lavoratori, nel frattempo, avevano sollecitato, in relazione alla necessità di contenere le spese, di iniziare a valutare la possibilità di spostare il cantiere da Santa Croce a Fosso Imperatore, magari nell'isola ecologica, per evitare di continuare a pagare l'affitto ad un privato ed invece immaginare una compensazione, visto che il locatore sarebbe il comune di Nocera Inferiore.